Rettore, oggi si intitola quest'aula al professor Luciano Onori, scomparso 2 anni fa, non solo un grande medico, ma anche un grande professore, un mentore per generazioni di studenti. Questo era un atto dovuto per il contributo importante che Luciano Onori ha dato alla formazione medica all'Aquila, dove si insediò molti anni fa. Io stesso sono stato suo allievo nel corso di terapia medica che ha svolto per generazioni di studenti, orientandoli in maniera importante, diciamo, nella direzione giusta della professione medica. Sono onorato oggi di essere il rettore di un ateneo che dona un tributo importante a una persona che indubbiamente lo merita. Non perdere di vista mai il paziente senza dimenticare il metodo. Questo è stato l'insegnamento, il più grande insegnamento di Luciano Onori, ricordato oggi qui durante la cerimonia. Un insegnamento di cui bisogna far tesoro in un'epoca in cui la telemedicina e l'intelligenza artificiale forse stanno facendo venire meno questo rapporto proprio umano tra medico e paziente. Questo è molto importante perché la metodologia operativa del medico dovrà essere lo strumento con il quale governare le tecnologie più innovative che ormai sono disponibili, anche quelle connesse all'intelligenza artificiale, che senza una supervisione umana rischia di essere strumento molto molto pericoloso.